La prima per le tre big del torneo del massimo campionato regionale, il Lavello batte per tre reti a due il Melfi. Per gli offandini decidono una doppietta di Gerardi che ha aperto la gara su calcio di rigore, mentre per i Federiciani sono andati a segno Monaco e Nardozza, la Ultur batte di misura il Castelluccio con Seritella. Mentre il rotonda l'inglese con un gol da dischetto di. Diez Ocerin e Flores, eh, simboli sul ripa candida. Mondescaglioso che vince dagli 11 metri grazie alle Cese che estende il Pomarico, mentre l'Atletico Lauria che ritorna dopo anni in eccellenza sconvince il Moliterno per 2-0 grazie a Maimone e Alex Puoli. Rotondo punteggio del Policolo che con una cinguina e spugna ladronico con la doppietta di Bruno, Colli, Bojang e Casa. Scoppiettante gara a senise con il Ferandine che va sul doppio vantaggio con Parisi e Dametti, la riprende di al senise con una doppietta di Tuzio, ma il greco a 12 minuti dal termine a regalare la vittoria agli Aragonesi. Infine fine eh, il Brienza che l'altra matricola di eh, eccellenza a sbancare Tolve, va in vantaggio con Cambisano, impatta eh, Ferri, rientrato in settimana per il Real Tolve, poi è dell'ex eh, Vaccaro 96 a permettere al Brienza di vincere questa sua gara all'esordio in eccellenza dopo eh, due anni di purgatori in promozione. Presidente Grande, la Vulture rispetta il pronostico, una partita che alla vigilia era la portata sulla carta, la Vulture è riuscita a conquistare questa vittoria importantissima all'inizio del campionato. Eh, un suo giudizio sulla prestazione della sua squadra? Ma io credo che quest'anno non eh, ci saranno delle partite facili. Eh, noi sapevamo di avere di fronte una squadra ostica, una squadra ben allestita. Una squadra che, pur essendo una matricola della categoria, sicuramente darà filo da torcere a tutti. Quindi, una, eh, una, una, penso che abbiamo fatto una buona prestazione. Il risultato sarebbe potuto anche essere più rotondo, eh, visti. Viste le occasioni che abbiamo avuto sotto porta e che abbiamo sciupato, ma sono molto contento della prestazione della squadra perché penso che abbiamo giocato veramente bene. Per essere una squadra che è stata allestita da poco, ha già dimostrato una padronanza nel fraseggio, e quindi sono molto, molto fiducioso per il proseguo del campionato. Come ho detto già poc'anzi, vittoria di misura, però vittoria eh, importante. Eh, cosa si aspettava di più dalla sua squadra e cosa la sorpresa degli avversari? Ma Come ho detto, il risultato sarebbe potuto essere più rotondo. Eh, abbiamo preso un palo interno, eh, abbiamo preso una traversa. Eh, credo che eh, la squadra eh, ripeto, abbia ben giocato. E abbia meritato il risultato. E gli avversari li conosco perché eh, l'amicizia che mi lega eh, da tempo, da sempre devo dire, con, con il presidente Sproviero ha fatto sì che io abbia seguito eh, le vicissitudini di mercato anche del, del Castelluccio e, e sono, ripeto, eh, convinto che questa è una squadra che farà molto bene e che darà molto fastidio a tutti, considerando anche oggi che avevano due squalificati importanti. Presidente, oggi anche le nostre le dirette concorrenti per la promozione in Serie D, Lavello e Rotonda, hanno vinto entrambe. Si preannuncerà sicuramente un campionato infuocato e la lotta al vertice sarà sicuramente una, una corsa fino all'ultimo respiro, fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Ma sicuramente, sicuramente... E noi in La Vella e Rotonda siamo accreditati dagli addetti ai lavori come le squadre più attrezzate. Ma io non sottovaluterei affatto come outsider importanti il Brienza e il Lauria, innanzitutto, che stanno dimostrando sempre, prima in Coppa e poi anche adesso nell'esordio in campionato. Di, eh, di avere sicuramente eh, già una marcia importante inserita e, e poi anche eh, il castelluccio e lo stesso ripacandida che eh, ci ha positivamente sorpreso nel, nel turno di Coppa Italia non sono sicuramente squadre da sottovalutare per nessuno. Sicuramente oggi eh, il dodicesimo uomo in campo ha Influito tantissimo eh, sulla Vulture. Come, un, come ha visto il pubblico di Rionero, la tribuna gremita, quella coreografia davvero da categorie superiori? È un tifo eh, infernale. Ma io lo dico, lo ripeto continuamente: eh, qualcuno magari tra i concorrenti, eh, insomma, non, non, non gradisce molto questa mia considerazione, ma io lo dico sempre che in questo momento, dopo. Dopo il capoluogo non esiste una piazza più importante di Rio Nero nel panorama calcistico regionale. Io ringrazio i tifosi eh, per, eh, come hai detto, per questa coreografia veramente emozionante. Io, eh, tutti sanno che io non riesco a, a staccarmi dalla panchina e uno dei motivi lo faccio innanzitutto perché... Eh, voglio condividere le gioie e i dolori con i miei ragazzi. Ma uno dei motivi per cui eh, non, eh, non lascio la panchina è proprio perché avere questo colpo d'occhio eccezionale della Tribuna del Corona mi riempie veramente il cuore e davvero eh, mi, mi convince e mi avvalora nella mia convinzione che, come ho detto prima, la piazza di Rionero in questo momento dopo il capoluogo veramente non ha uguali nel panorama calcistico regionale. Un tifo che sicuramente è un tifo, è un attaccamento per la squadra da parte della comunità rionerese che sicuramente merita palcoscenici eh, diciamo un po' per dire più alti dell'eccellenza? Ma questo non, non c'è dubbio, non c'è dubbio, l'abbiamo detto effettivamente, l'attaccamento è... E la eh, partecipazione della comunità rionerese alle vicende della squadra veramente de è encomiabile. Noi ce la metteremo tutta, ce la metteremo tutta quest'anno per ben figurare, per, eh, per dare sempre ai nostri tifosi il massimo delle soddisfazioni. E ribadisco che ho visto oggi un'ottima squadra messe in campo in maniera eccellente, eh, con degli automatismi già, eh, che si sono già realizzati e quindi la cosa mi conforta molto e credo che questo debba confortare molto anche i tifosi sul fatto che saremo sicuramente tra i protagonisti di questa stagione. Mister Daniele De Marco dell'Unione Sportiva Castelluccio, esordio in eccellenza con una sconfitta di misura, eh, ma c'è da dire comunque che il Castelluccio visto oggi si è dimostrato una squadra combattiva. Sì, eh, esordio in, in eccellenza anche per, per me, è la prima volta che, che alleno in eccellenza. Quello che chiede ragazzi è proprio questo, una squadra battagliera. Siamo una neopromossa e dobbiamo giocare sempre con il coltello fra i denti. Se riusciamo a fare questo eh, ci possiamo togliere anche noi le, le nostre soddisfazioni. I ragazzi stanno lavorando bene, mi seguono e questo, questo è importante. Venire a giocare a Rionero la prima giornata di andata contro una delle squadre che sicuramente sono tra le più accreditate alla, alla vittoria finale non era certamente un inizio, un inizio facile. Comunque il Castelluccio si è, si è ben saputo comportare, è soddisfatto di questa prestazione? Sì, eh, la prestazione, della prestazione sono, sono soddisfatto. Eh, la nostra, come avete visto, è una squadra giovane. Eh, abbiamo preso degli elementi di esperienza che, ahimè, oggi purtroppo erano squalificati perché avevamo squalificato La Vecchia, Arleo e Agrello, che è gente che comunque ha già fatto la categoria, e quindi diciamo ci è mancata un, uh, quel poco di esperienza perché con un poco di esperienza in più forse riusciamo a portare almeno il punto Ha citato poc'anzi quindi giocatori importanti come il difensore Arleo il centrocambista Grello e la punta, la vecchia che è sicuramente è uno dei giocatori più d'esperienza del, del calcio lucano quando hanno influito sulla squadra queste tre assenze importanti? Allora, eh, dal punto di vista eh, dell'esperienza hanno influito molto anche se devo ringraziare Altri, perché eh, abbiamo altra gente esperta tipo Lombardi, tipo De Simone, eh, lo stesso Pioggia, che è quello che poi eh, riesce a, eh, a fare eh, in campo con i ragazzi, perché è quello che comunque mi dà una mano, eh, avendo esperienza in, in Serie D, eh, il lavoro che facciamo durante la settimana, posso dire che eh, lui mi dà una grossa mano in campo della sua squadra cosa le è piaciuto di più e cosa di meno nella partita di oggi? Allora, eh, la mia squadra eh, oggi è stata molto aggressiva, mi è piaciuta, hanno saputo soffrire, perché giocare in questi campi, giocare davanti a questo pubblico non è una cosa di tutte le domeniche. E quindi eh, avere, avevo in campo comunque un 2002, un 2001... E, eh, e un altro 2001, eh, che non hanno sofferto la pressione del pubblico, perché comunque eh, ripeto, mh, è una cornice di pubblico non da queste categorie, Castelluccio è un piccolo paese, un paese di 1800 anime. Per noi è un onore partecipare al campionato di eccellenza. E quindi, diciamo, è stata veramente una, una grossa prestazione dei miei perché. Eh, c'è da dire pure che era per loro anche il battesimo al, al campionato di eccellenza. Quindi adesso da martedì si ritorna al campo, eh, testa bassa e pedalare. Pedalare perché dobbiamo fare il prima possibile i punti per, per una salvezza tranquilla. Mister, si sa bene che le squadre ad inizio campionato, qualsiasi squadra, non è, mai, eh, non è mai al 100%, anche per via dei carichi della preparazione che influiscono tantissimo, soprattutto in queste categorie. Come giudica lo stato di forma attuale della sua squadra dal punto di vista atletico? Allora, dal punto di vista atletico non siamo, e penso si sia vista al 100%, eh, abbiamo iniziato un po' tardi. Noi abbiamo iniziato il 5 di agosto perché eh, abbiamo saputo soltanto il primo di agosto di, di partecipare al campionato di eccellenza. Eh, avevamo già preso i giocatori, ma come ben voi sapete non è facile eh, far firmare un giocatore quando ancora non si ha la certezza della categoria. Avevamo degli accordi. Eh, devo ringraziare molti di questi ragazzi che nonostante hanno avuto delle offerte hanno aspettato il castelluccio e hanno firmato eh, come è arrivato l'ufficio del camminato di, eh, di eccellenza. Eh, quindi eh, stiamo lavorando, ho visto anche eh, il Rionero un po' eh, pesante, ma questi sono i carichi di lavoro. Per chi fa una preparazione, chi ha un obiettivo, penso che deve comunque passare al mese, almeno un mese per vedere i primi risultati. Quando appena il Castelluccio, una domanda in ottica futura delle prossime partite, riuscirà a recuperare la forma giusta, dove può arrivare secondo lei questa squadra? Allora, eh, questa squadra, come ripeto, deve arrivare prima possibile alla salvezza. Noi abbiamo fatto la Coppa Italia, siamo usciti contro il Rotonda che è un'altra accreditata a vincere il campionato e tra virgolette sono, ne sono contento perché aver preso una squadra forte, una squadra... Eh, che disputerà comunque un campionato di vertice, ci ha fatto notare qual è la differenza tra l'alta la, classifica e le squadre che si devono salvare. Avessimo preso eh, un'altra squadra, eh, facendo risultato eh, con squadre forse meno pronte di noi, poteva farci eh, passare qualche grillo per la testa e noi questo non ce lo possiamo permettere. Mister Durso, esordio in campionato, eh, vittoria di misura, pronostico rispettato, eh, ci si aspettava qualcosina in più dalla Vulture, soprattutto in fase realizzativa? Guarda, quello che posso dire è che non c'è partita scontata, oggi è stata una partita, un bel banco di prova contro una squadra organizzata, abbiamo fatto la partita, penso l'abbiamo anche fatta bene abbiamo certo portare la partita sull'1-0 e mancare 4-5 occasioni da gol insomma questo un po' oggi è stato il neo anche se siamo arrivati l'abbiamo fatto anche bene abbiamo, abbiamo preso un palo, una traversa non conto nessuna parata del nostro portiere insomma tutto sommato l'abbiamo gestita bene sia in fase difensiva sia soprattutto quando dovevamo spingere l'abbiamo fatto bene c'è da lavorare lo sappiamo e insomma l'importante è prenderci tre punti ma ripeto non c'è partita scontata mister abbiamo detto quindi una partita è stata una partita dominata dalla vultur tantissime occasioni create eh, soddisfatto per lo stato di forma attuale della squadra nonostante siamo ancora all'inizio del campionato lascia ben sperare questo assolutamente sì la prima partita di campionato è sempre una partita importante per tanti motivi, l'abbiamo approcciata bene, l'abbiamo gestita bene, l'abbiamo fatta bene, insomma eh, sicuramente non siamo nella migliore condizione, saliremo ancora di tono tanto, eh, questo però nel frattempo mh, ci lascia ben sperare perché ho visto un atteggiamento giusto nella squadra, un approccio buono, una gestione della gara fatta bene contro un buon avversario. Una vittoria sì meritata, però c'è anche da dire che il Castelluccio, nonostante eh, abbia creato davvero pochissime occasioni, comunque è stata una squadra eh, tenace in campo. Si aspettava dall'avversario eh, dall avversario questo tipo di, di partita? Assolutamente sì, perché conosco i ragazzi che la compongono, è una, una buona squadra ben allenata, organizzata, per cui ha fatto la sua partita, ha anche i giocatori importanti nel, nel suo organico, nonostante sia una matricola, ma di matricola non, non esiste nulla, è una squadra ben messa, organizzata. Eh, l'abbiamo affrontato con, eh, con giudizio, con, eh, con quello che dovevamo fare, l'abbiamo fatto. insomma, Anche se, ripeto, dobbiamo crescere, dobbiamo lavorare e dobbiamo migliorare ancora tanto. Mister, facendo un'analisi, nonostante siamo ancora agli inizi del campionato, facendo un'analisi eh, generale sul campionato di eccellenza, abbiamo visto anche che oggi le due dirette concorrenti eh, per la promozione in serie D, Lavello e Rotonda, hanno, hanno vinto entrambe. Eh, secondo lei la Vulture eh, se la potrà giocare alla pari con queste due corazzate? Siamo alla prima giornata, è tutto molto. Io ritengo che. L'8 settembre è ancora a calcio d'agosto, è ancora troppo presto, noi guardiamo in casa nostra, le cose che dipendono da noi le dobbiamo, le dobbiamo migliorare, le stiamo organizzando bene, eh, stiamo, siamo presenti, siamo nel pezzo, eh, questo ci interessa, la strada degli altri ci riguarda poco, noi siamo concentratissimi sulle nostre cose, eh, certo non ci poniamo limiti, no? però eh, siamo attenti e concentrati nel nostro lavoro. Abbiamo potuto notare una, una difesa davvero forte, un, un centrocampo molto eh, combattivo e soprattutto di qualità. Eh, per quanto eh, riguarda il reparto avanzato, eh, sicuramente c'è un qualcosina da migliorare nonostante i nomi importanti che abbiamo. Ma abbiamo lavorato bene, siamo arrivati bene. Insomma, un palo, un palo, un palo dentro, una traversa, tre occasioni contate. Eh, clamorose insomma siamo arrivati tante volte quindi quello che interessa in questo momento è la nostra organizzazione, la nostra fase offensiva. Eh, la squadra manovrato, ha manovrato, l'ha fatto bene con qualità, eh, con un'intensità sprazima questa la miglioreremo col passare delle settimane. Abbiamo visto anche in campo due, due giovanissimi under, eh, oltre al portiere Imbriano, anche Sciaraffa e Grieco, due, due terzini. Che impressione l'hanno fatto questi due ragazzi al loro esordio assoluto in Eccellenza? Ma ritengo siano stati all'altezza della situazione: tra i migliori in campo, come tutta la squadra. È stata una squadra equilibrata oggi, una squadra ben messa in campo ha tenuto le giuste distanze. Una squadra che ha solo margini di crescita, incredibile, noi su questo stiamo lavorando, insomma I ragazzi, i ragazzi sono sulla strada giusta, devono solo pensare a lavorare e a tirare dritto, poi il campo ci darà ragione se metteremo tutto, tutto quello che dipende da noi, insomma siamo sulla strada giusta, siamo solo all'inizio e siamo fortemente determinati a, a migliorarci. Un'ultima domanda, mister, quest'oggi si è visto un corona finalmente gremito, eh, pare che sia tornato eh, l'entusiasmo che regnava eh, negli, negli scorsi anni. Eh, che, per lei che è stata una bandiera della Vulture, che emozione le ha fatto vedere quello stadio, eh, lo stadio Stracolmo eh, festante, colorato? Ma giocare in casa tra le nostre mura è sempre un'emozione indescrivibile, insomma. Non sono io che devo come dire, tessere le lodi, ma giocare in casa in, nostra, in mezzo alla nostra gente, in mezzo ai nostri tifosi, regala sempre emozioni incredibili. Ma eh, noi sappiamo di avere una responsabilità, quello di, di trasmettere entusiasmo. Oggi la squadra penso l'abbia fatto nel gioco, nella manovra. Eh, A Sprazzi è stato anche entusiasmante. Quindi eh, noi vogliamo regalare entusiasmo con... Eh, con l'auspicio che questo entusiasmo, questo nostro lavoro, questa nostra applicazione sia, sia attenzionata e che ci venga restituita dalla nostra gente. Solo quattro vittorie invece in promozione, e ben altrettanti pari con i medesimi punteggi di 1 a 1 a vincere: sono Elettra Marconia, Avigliano Viribus, Potenza e Tito. L'Elettra Marconia, nell'anticipo del sabato, ha battuto il Moving on the Green Banzi con il bis di Benedetto Suglia e Cirigliano con lo stesso punteggio invece il Viribus Potenza si è imposto a Milionico con Borruso, Villano, Romano e Tolve all'inglese l'Avigliano si impone a Murulucano sul Marmo platano con Sant'Angelo e Troiano mentre è stata eh, scoppiettata la sfida del Manginelli dove il Tito ha battuto per 5 3 il eh, Lavello Poker per eh, D'Andrea tra cui un rigore che è stato quello diciamo decisivo per la gara perché ha realizzato il 2-2 momentaneo quando è stato espulso il portiere lavellese in occasione del penalty insieme a Lotito mentre per lo Sporting Lavello erano andati a segno Catarinella, Gardone e Tavarone su calcio di eh, rigore i pareggi invece eh, che hanno visto ben 4x sono i seguenti a 3 di comandare urbano paternicum ha aperto maiellaro per lionici ha risposto pizzuto per i valdagrini al 95esimo a rapone va in vantaggio la raf con salera risponde la squadra di casa con cerone a Venosa. si decide tutto nella prima frazione con la san che sblocca il punteggio con di Sanza, risponde minutiello Salino ed invece a San Cataldo eh, si decide tutto nei minuti finali con Ruben Vaccaro che lancia per l'1-0 eh, i locali poi a tre minuti al termine è Geello a fissare il punteggio sull'1-1